fai schiattare dal ridere. Tu sei un campione della battuta, sei sempre il migliore. Ma prima di dirvi di chi sto parlando, voglio prima di tutto ringraziare tutti voi per tutto il sostegno che mi date tutti i santi giorni. Non vi stufate mai di seguire il povero benzinero, quindi grazie a tutti. Poi volevo dire a quei trogloditi imbecilli che domenica, hanno insultato con cori razzisti Bakayoko e Kessi, che nel 2021 giudicare ancora le persone per il colore della pelle è una schifezza. Siete trogloditi ignoranti. Un'altra informazione: stasera ore 21:15 sarò in live, avrò come ospite Davide Fuga, vi aspetto numerosi perché è un nuovo youtuber che sta iniziando da poco, quindi massimo sostegno, e parleremo di Milan e dell'avvicinamento dei nostri ragazzi in Champions. Ora vi dico, cazzo raga, stavo io quando parla lui muoio dal ridere, perché dice delle cose fenomenali e poi ha un modo tutto suo che nessuno ha di rispondere alle domande. Sto parlando come sempre di Dio Zlatan Ibrahimovic, che già un po' di giorni fa mi aveva fatto schiattare dal ridere quando alla domanda se ti manca il pallone d'oro solo uno come Ibra poteva rispondergli: penso che è al pallone d'oro che manca Ibra. Cioè, raga, già per quello io gli davo il pallone d'oro solo delle battute simpatiche che fa. Ma dopo, quando alla risposta del gol è su quello, io comunque la penso esattamente come lui. Gli hanno fatto la domanda a fine partita: Ibra, è stato il tuo gol più facile? Gli ho detto, no, prova te a pensare che quell'occasione, che quello fosse un'occasione da gol mentre ti allacci gli scarpini. Cioè, una risposta che anche lì mi sono detto, tu sei un genio della risata. Però la penso come lui, perché in quell'azione lì, in quel movimento, quel senso di posizione, quel senso, quel fiuto del gol ce l'hanno solo i campioni. Dopo ha fatto tutto ante, ma Ibra era lì dopo un infortunio lungo, dopo l'assenza dei campi da tanto tempo. Ibra era lì, e per fortuna che Ibra ce l'abbiamo solo noi. Vi dico che quest'uomo può giocare fino a quando cazzo ce ne ha voglia lui, quindi grande Ibra. Avvicinamento alla Champions, penso che tutti noi non vediamo l'ora di che arrivi mercoledì, perché abbiamo masticato merda per anni, si è lavorato duro per tutti questi anni per arrivare lì, e quindi raga, non ci andiamo assolutamente con la paura, perché era il nostro desiderio vedere queste partite, incontrare Barcellona, Paris Saint-Germain, Liverpool, pur sapendo le difficoltà che andiamo incontro. Ma noi andiamo là per vincere la partita, anche consapevoli che rispetto a tutte queste squadre qua noi non abbiamo nulla da perdere, quindi non sottovaluteremo nessuno, perché tanti continuano a dire ci avete l'Atletico Madrid, avete il Liverpool. Guardate che il Porto non è l'ultima squadra arrivata. Cioè, il Porto è uno squadrone, ha buttato fuori la Juventus l'anno scorso. Cioè, il Porto è una signora squadra, quindi il Milan può arrivare ultimo come arrivare primo. Noi speriamo che arriviamo primi. Quindi l'unica cosa che io domani nel video chiederò ai ragazzi di giocare come se fossimo con la Lazio, con il nostro ritmo, con il nostro modo di fare, indipendentemente dall'avversario che abbiamo di fronte, perché il Milan teme il Liverpool, ma vi assicuro che il Liverpool teme molto di più il Milan, perché loro hanno tutto da perdere. Ovviamente io non ci sto che la mia squadra vada a fare la squadra Materasso, voglio che la mia squadra imponga il suo gioco. Poi le somme si tireranno alla fine.
ma io sono consapevole che giocando come sta giocando adesso il Milan potrà fare un'ottima Champions e fare un'ottima figura. Quindi ci vediamo domani per parlare di Champions, per fare il punto della situazione sulla formazione. Ci vediamo stasera, ovviamente, per parlare dell'avvicinamento a questa competizione e dall'inizio del campionato con Davide Fuga, sempre Forza Milan.